Do il benvenuto a Roberta Lombardi. Grazie. Ben trovata. Grazie. Non ci siamo ancora viste da quando è cominciata la sua corsa per la guida della Regione Lazio. Ha iniziato a correre. È iniziato a correre, esatto. È stato però uno dei primi volti del Movimento 5 Stelle, l'abbiamo imparato a conoscere durante quel famigerato, direi, streaming con Pierluigi Bersani, quella invece quella battuta che è rimasta proprio storica, mi sembra, di stare a Ballarò. E va bene. Ho letto che lei è diventata grillina per colpa degli orecchioni. È vero. È vero? Nella vita non succede mai nulla per caso, anche perché era la seconda volta che ero stata colpita dagli orecchioni. No. Quindi dovendo rimanere a casa, ovviamente in convalescenza, ho iniziato a esplorare con più attenzione il blog di Beppe Grillo, che già leggevo quotidianamente. Ho scoperto questa rete di meet-up di persone che si incontravano, facevano altre informazioni, eventi di impegno civico, politico, sociale, e quindi sono entrata in questo mondo e poi non ne sono più uscita. È vero che tutte le mattine prima di andare a lavorare, come fosse proprio la preghiera quotidiana, andava a guardare il blog di Grillo? No, assolutamente no. Non è la preghiera quotidiana. Mi dica un'altra, mie curiosità femminili, ma mi dica un'altra, perché la chiamano la faraona? Veramente me lo sono chiesto anch'io. Non lo sa nemmeno lei. No, ma... veramente no. No, perché noi abbiamo pensato che forse è perché è una delle figure forti del movimento, tra l'altro dicono tutti che lei è l'esponente dell'ala dura, quella ortodossa. Allora, a me la faraona fa venire in mente un po' il tacchino, la faraona ripiena, quindi non lo prendo tanto come complimento. Poi sicuramente, insomma, su Roma sono allora conosciuta. Andiamo al nostro, devi sapere che noi abbiamo inventato un piccolo format per le nostre interviste quest'anno, che sono legato a delle fotografie. Sono quattro fotografie, lei può scegliere quale preferisce, nell'ordine che lei preferisce. Invece il punto interrogativo è il mio privilegio di fare una domanda a sorpresa finale. Quale, da dove vuol partire? Iniziamo da Alessandro, va? Ah, da Di Battista, ha ragione, anche per me è la notizia del giorno, Di Battista. Allora, cosa è successo? Che Di Battista ha su Facebook mandato questo video che vi faccio ascoltare. Ho preso una decisione, la mia scelta umana è quella di non ricandidarmi in Parlamento alle prossime elezioni. È una scelta mia, non è minimamente legata al movimento, che è proprio una seconda pelle, e non vi nego che la nascita di mio figlio è come se... se avesse dato ancora più benzina ad una scelta che era già presa. Allora, io ho detto in apertura quello che penso, mi è molto piaciuta questa cosa, mi piace molto l'idea che un uomo, un maschio dica: mio figlio mi ha cambiato la vita, mai sentito prima, quindi umanamente siamo con lui. Però c'è un tema politico, e il tema politico glielo devo porre. Cioè, Di Battista è il grande volto del movimento, insieme a Di Maio, insieme a lei, però insomma, voglio dire, è uno che conta. Quindi perdere un pezzo così per il movimento non è una bella botta? Ma la cosa meravigliosa è che noi non lo perdiamo affatto, perché Alessandro sarà con noi in prima linea nella campagna elettorale, sarà il primo dei nostri attivisti, sarà la persona che da fuori ovviamente seguirà il Movimento 5 Stelle, magari ci farà anche giustamente il fiato sul collo, perché noi abbiamo l'umiltà di dire che non siamo perfetti e che abbiamo ampissimi margini di miglioramento. Quindi lei dice che il messaggio è: posso far politica fuori dai palazzi e essere ancora più incisivo. Ma questo è il messaggio principe del Movimento 5 Stelle: noi siamo nati perché la politica deve essere fatta dal cittadino, nelle singole scelte quotidiane. Allora, purtroppo lei sa meglio di me però che i giornalisti in questo paese sono veramente malevoli. Oggi c'è un'intera... ma lo dite spesso, devo essere sincera. Grillo addirittura ci vorrebbe mangiare e vomitare, ma va bene. Superiamo questo. No, oggi c'è un'intera pagina sulla stampa che addirittura dice che l'idea di Battista è saltare un turno, perché questa prossima legislatura sarà un po' breve, per poi poter essere lui il candidato premier dopo Di Maio. Beh, se lo dice la stampa deve essere sicuramente così. Lo esclude? Beh, sì, questi tatticismi non ci appartengono, soprattutto non appartengono a una persona come Alessandro Di Battista, che è una persona di cuore, di stomaco, e quindi è una persona che sente... Ma lascia per sempre o lascia per tornare Di Battista? Lui non lascia, non lascia, esce dal palazzo, ma rimane con noi nel movimento, quindi è questa la cosa fantastica. Va bene, seconda foto, mi dica. Seconda foto, andiamo da Virginia. Allora, la Raggi, ok, anche qui abbiamo una breve clip che però riguarda lei, gliela faccio risentire. Sono molto fiera di stare dalla parte giusta, adesso vi ringrazio. Chi ha sbagliato secondo lei in questa vicenda? Oh, regalo, ragazzi, piano, semplicemente ridicola. Allora, a proposito di persone
come ha detto lei, di cuore e di pancia, prima ha detto, e io questa cosa l'ho vissuta, sentita così, cioè lei per un sacco di tempo aveva detto che alcune scelte del comune non le piacevano, per esempio Raffaele Marda, questo era il giorno tremendo dell'arresto di Raffaele Marda, braccio destro di Virginia Raggi, lei arriva e dice quella frase, che è una frase che però da quel momento ha segnato, secondo sempre i malevolissimi giornalisti, una distanza incolmabile tra le Raggi, cioè lei dice io l'avevo detto perché siamo arrivati fin qui, questo abbiamo capito noi. Sì, allora devo dire che da lì poi si è tanto fatto mito e mitologia sul rapporto tra me e Virginia. In realtà io in quella specifica occasione, su quella scelta che lei fece relativamente a Raffaele Marra, non fui d'accordo con lei e quindi ebbi la coerenza di dirglielo privatamente e anche pubblicamente, perché poi bisogna anche lì dimostrare la coerenza, non è che bisogna essere severi con le altre forze politiche o verso l'esterno e non essere severi all'interno di casa propria. Ma poi da lì, insomma, lei tra l'altro ha capito quello che era stata una scelta sbagliata, ha chiesto scusa, che mi sembra una cosa anche questa rivoluzionaria per la politica. Mi dica una cosa, cittadina romana, dato che voi dite noi rimaniamo cittadini, lei è soddisfatta di Virginia Raggi, sindaco di Roma, che voto le darebbe? Questa cosa del voto è una domanda che mi dà. Ma perché anch'io sono a Roma come lei, quindi io ho una mia percezione molto precisa, anch'io. Allora, io vedo da cittadina e da persona prestata alla politica a tempo determinato quelli che sono gli effetti sulla nostra città e quello che è il lavoro che viene fatto all'interno dell'istituzione. Vedo con quanta fatica si sta scardinando un sistema che dura da 30 anni. Fatica quotidiana, piccoli passi che adesso stanno iniziando a essere più visibili e che a fine consigliatura, io sono sicura, saranno visibili agli occhi dei cittadini romani, che a quel punto avranno tutto la titolarità per esprimere un voto. Quindi lei mi sta dicendo piano piano qualcosa si comincia a vedere e si comincerà a vedere questa. Sì, però le faccio un'altra domanda che mi ha molto colpito in questi mesi. Io sono attaccata perennemente sulla rete da dei seguaci di Virginia Raggi che dicono che ce l'ho con lei, cosa che non è affatto vera naturalmente, anzi mi è anche piaciuta l'idea che una donna giovane si fosse cimentata con un compito così arduo. La cosa che mi ha veramente tanto colpito è stata la scelta sbagliata di alcune persone, ma anche questo continuo cambiare, cioè questo non essere arrivata con una squadra solida alle spalle, perché per fare il sindaco di Roma devi avere gente brava vicino, di cui ti fidi. Allora, questo è il grande tema della classe dirigente che riguarda tutto il Movimento 5 Stelle, giustamente, che si è arrivati da poco. Lei, per la Regione Lazio, questo problema se l'è posto con serietà? Sì, anche perché insomma ovviamente uno dall'esperienza passata deve trarne insegnamento. Io quel periodo della scelta degli assessori insieme ad altri colleghi collaboravamo quotidianamente con Virginia e abbiamo visto quanto questa sfida facesse paura. Quante persone... La gente scappa. Ma insomma Roma è sotto gli occhi di tutti come ce l'hanno consegnata, quindi avere delle persone che avessero anche l'incoscienza di cimentarsi con una sfida del genere non è stato facile. Ci sono stati Il Colombani mi ha appena detto prima in diretta che lui è partito sperando in una carica innovativa molto forte del Movimento 5 Stelle ed è rimasto deluso, per dirle. Ma la carica innovativa si deve anche che ci abbiamo e che io rivendico e i gesti che facciamo, anche il passo di lato di Alessandro Di Battista è sicuramente un gesto innovativo e quindi anche nella nostra quotidianità la rivendichiamo questa caratteristica. Però si deve andare anche a scontrare quotidianamente con una macchina amministrativa molto molto complessa. L'ex assessore Colomban lo sa bene, quindi una forza propulsiva deve anche capire che se continua a sbattere contro un muro con forza, alla fine si fa male. Allora bisogna magari quel muro con più delicatezza andarlo a sgretolare pezzetto per pezzetto. Come li sceglierà i suoi collaboratori, i suoi assessori, la sua squadra? Saranno persone prevalentemente politica. Ha delle idee in testa? Molte, ma non gliele dirò mai in questa occasione. Almeno sarà tortura. Abbiamo un'altra foto. Andiamo allo streaming, facciamo Padoan e chiudiamo in bellezza con lo streaming. Padoan, vai con Padoan. Allora, perché abbiamo messo Padoan? Perché Padoan è il grande custode dei conti pubblici, lo rivendica continuamente e la cosa che tutti dicono delle vostre proposte, alcune delle quali piacciono un sacco di gente, il reddito di cittadinanza per esempio, però dicono tutti, sì ma le coperture di che stiamo parlando? Parliamo di investimenti abnormi. Allora, le nostre coperture sono state bollinate da
l'ufficio bilancio del Senato, che altrimenti non ammette le proposte di legge. E sono state tra l'altro negli anni piano piano rosicchiate dalle varie mancette elettorali. Tempo, lei sulla Regione Lazio ha proprio detto: io se divento presidente faccio il reddito di cittadinanza. Assolutamente sì. Ma quello cioè, che io ha fatto voglio... i conti sui soldi? Stiamo collaborando con l'Istat per avere la platea e quindi fare i conti sui soldi e appunto avere un importo. Ma hai idea di dove li prende quei soldi? Io quello che vorrei dire è che questa domanda non viene mai posta agli altri, nel senso tutti gli 80 euro della mancetta elettorale delle persone. Ma guardi, ne ho parlato per mesi, lei mi sottovaluta, l'ho posta a tutti questa domanda. Sono stati presi con 10 miliardi di copertura che non esisteva e quindi è stata fatta nuova spesa pubblica. Poi ci sono stati tutti i salvabanche, più o meno in questi anni, io non ho tanta memoria, però mi ricordo 12 miliardi IMU Banca d'Italia. Sono stati 4 miliardi e mezzo Montepaschi, sono stati altri 20 miliardi le quattro banchette venete, per fortuna che non valevano granché. I soldi ci sono, quindi basta scegliere. È la volontà politica, dove vuoi mettere i soldi? Dove vuoi mettere i soldi? Vuoi mettere sui cittadini o li vuoi mettere sulle banche? Io ho una domanda del genere, non ho dubbi. Cittadini. E in Regione Lazio sa già dove prenderli? In Regione Lazio noi dobbiamo innanzitutto uscire dal commissariamento della sanità, perché il commissariamento della sanità blocca la spesa, il 76% del budget di spesa viene impiegato nella sanità e tra l'altro è una spesa che è crescente. Questo in tutte le regioni naturalmente, non è solo là. Ma nel Lazio il discorso è più grave perché la spesa sanitaria è crescente a fronte di sempre meno servizi, sempre più presidi sul territorio che vengono chiusi, quelli esistenti come il caso del Sant'Eugenio qualche giorno fa piove dentro e vengono chiusi e poi ci sono tutte le sprechi. Lei sa che la Regione rivendica un lavoro pazzesco sulla sanità, cioè abbiamo dei dati, sì, noi sono partiti dal 2013 con almeno 670 milioni di euro e arriviamo al 2016 con meno 136, quindi hanno fatto un lavoro epocale. No, l'abbiamo fatto noi con le nostre tasse il lavoro epocale, perché i cittadini laziali pagano l'IRPEF regionale più alta d'Italia, tra le più alte, e l'addizionale IRAP per le imprese più alta d'Italia, quindi con i nostri soldi hanno... Però c'erano anche prima le tasse alte, solo che adesso verranno usate adesso meglio, sono al spera. Massimo, adesso sono al massimo. Insomma, lei ha chiamato il Recup in questi giorni, ho provato ad andare sul sito della Regione Lazio a scaricare l'esito di un'analisi, ecco, non funziona né l'uno né l'altro. Vogliamo parlare delle liste d'attesa, vogliamo parlare degli ospedali che chiudono. Quindi c'è molto da fare in sanità in Regione Lazio, secondo lei. Allora, veniamo all'ultima foto. E lo streaming. È rimasto lo streaming. Allora, quello lì ce lo ricordiamo molto bene. Streaming, ce lo ricordiamo molto bene. Bersani chiama i 5 Stelle per provare a parlarci, per provare a avere una maggioranza. Si presentano Vito Crimi e Roberta Lombardi. Noi abbiamo fatto un fotomontaggio, te lo faccio vedere, fatemelo vedere il fotomontaggio. Ecco qua, ci siamo immaginati lei e Di Maio dalla parte di quelli che devono formare il governo e chiedere la fiducia alle Camere e dall'altra parte Bersani che sta lì in quota MDP e forse potrebbe darvi una mano. Che dice? È un'ipotesi possibile? Allora, come diciamo sempre, su singoli punti o provvedimenti noi siamo ben felici di collaborare con tutti gli altri soggetti politici. Il problema dell'alleanza è un problema di credibilità della controparte, perché sono partiti politici, insomma Bersani è stato ed è da un lungo tempo in politica, che hanno dimostrato che negli anni sono andati sempre più contro la tutela dei diritti dei cittadini. Vedevo prima parlare di Quindi per lei Bersani e Renzi pari sono, il fatto che Bersani si sia staccato e abbia fatto questo gesto di coraggio non lo rende allora, più credibile. Ha avuto sicuramente un sussulto di dignità e ha fatto un gesto di coraggio per quest'ultima fase, ma il Jobs Act, chi è che l'ha votato? La riforma incostituzionale, chi è che l'ha votata? La legge elettorale dichiarata incostituzionale, chi è che l'ha votata? La buona scuola, chi è che l'ha votata? Quindi, troppo la legge tardi. Fornero, chi si è che l'ha votata? Bersani, secondo lei? Sì, bisogna dimostrare. Guardi, io faccio sempre un paragone, è come se a me dicessero ti vuoi fidanzare con uno che è un fedigrafo incallito? Mi dovrà dimostrare qualcosa prima di poter aspirare alla mia mano. Caro Bersani, dice che deve dimostrare qualcosa la Lombardi. Mi dica una cosa, ma la fiducia tecnica per far partire il vostro governo la chiedete a loro? Noi chiederemo a tutti la fiducia tecnica, nel senso si andrà in aula con un programma e dirà noi vogliamo reddito di cittadinanza, legge anticorruzione e interesse. No, a noi non hanno chiesto quello, a noi hanno chiesto, e me c'ero quindi me lo ricordo bene, di attuare tutte quelle tecniche parlamentari tali per quali il governo
governo possa nascere. Significa, tradotto dal politichese all'uso corrente, fate uscire un po' di senatori vostri così si abbassa il numero legale. Pubblicità, torniamo subito per un'ultima domanda a Roberta Lombardi. Allora, voi da casa sapete bene che il Movimento 5 Stelle è accusato di avere un problema serio con la geografia, gaffa di Di Maio, gaffa di Grillo. E allora oggi volevo fare un piccolo test, la mia domanda misteriosa è quella, a Roberta Lombardi, cartina del Lazio, eccola lì. Visto che insomma, mi deve indicare le province, ogni colore a che provincia corrisponde. Allora, partiamo con la provincia rossa. Viterbo. Viterbo, Latuscia, brava, vero. La provincia gialla? Rieti. Brava. La provincia blu? È Roma. Mi sembra essere tornata a scuola. La provincia verde? È Frosinone. Tra l'altro ci andrò prossimamente nella Valle del Sacco. E la provincia viola, rosa, fucsia? È la provincia di Latina e lì, insomma, vado in vacanza spesso. Allora, lei è promossa in geografia locale. Locale. Poi adesso, la prossima volta le chiedo invece Cile, paesi del Mediterraneo, Mosca, c'è una serie di altre domandine. Va bene, noi le facciamo in bocca al lupo per la sua campagna elettorale. Grazie, spero che ci torni a trovare presto. E stia attenta a Ostia, ci siamo stati la settimana scorsa, ci ha fatto una grande impressione. Io ho avuto la sensazione che ebbi quando andai a Scampia da giovane cronista. Cioè, su Ostia avete vinto, ma c'è molto da fare. Assolutamente, assolutamente. Sentiamo ancora di più la responsabilità di ridare fiducia poi a tante persone che si sono rifugiate nell'astensionismo. E quando c'è un tasso di astensionismo così alto, tutta la politica perde, indipendentemente poi da chi vinca le elezioni. Grazie a Roberta Lombardi, ci vediamo presto, ci vediamo domattina alle 11 invece con voi, come sempre. Mondo.